Scarpe più rivoluzionarie del 2018? C'è. Scusateci se non ci siamo stati lunedì scorso, ma siamo in periodo d'esami, quindi scusateci ancora, però siamo tornati alla grande con quella che probabilmente è la scarpa più rivoluzionaria del 2018. Ed ecco, le Nike Air Fear of God 1 nella colorazione Lightbone. La prima volta queste Nike Air Fear of God 1 sono state rilasciate sulla Sneaker Up nel 2018, ma solo nel 2019, più precisamente qualche settimana fa, Nike le rese disponibili ai più importanti negozi di sneaker in tutta Italia e questi le hanno vendute tramite raffle, e questa in particolare viene da Backdoor Bottega a Bologna, quindi non da Backdoor, nel senso che l'abbiamo presa Backdoor, ma anche queste sono state vendute tramite raffle. Questa silhouette insieme alle Shootaround, che sono praticamente le cugine però venute male, di questa super sneaker, sono state le prime in collaborazione tra il brand di Jerry Lorenzo, ovvero Fear of God, e Nike, ma sappiamo che nel 2019, un po' purtroppo per fortuna, verranno rilasciate delle nuove silhouette e anche nuove colorazioni di questa sneaker, ma senza dubbio, per quello che abbiamo visto per adesso, sia questa colorazione che la colorazione black sono nettamente le due migliori. Partiamo adesso con la review di questa sneaker, e più in particolare partiamo come sempre dalla tomaglia, che è composta per tutta la sua lunghezza da pelle suede, e se il prezzo per questa sneaker è 350 euro, si capisce subito perché i materiali sono veramente notevoli. La pelle subito al primo tatto si sente che è veramente di qualità molto alta ed è forse una delle sneaker Nike con più qualità degli ultimi anni che noi abbiamo tenuto tra le mani. Tutto intorno alla sneaker inoltre abbiamo questa cage che è in plastica, devo dire, abbastanza morbida. Dalle foto forse sembrava un po' più rigida e ricopre tutta la parte esterna della sneaker. Inoltre nella parte anteriore abbiamo dei rinforzi in fuse, anche perché questa nasce come sneaker da basket e quindi deve avere supporto nelle zone che lo necessitano, e di certo la parte anteriore è una di quelle. Nella parte centrale abbiamo questa striscia in tela che funge sia da primo occhiello che da pull tab ed è l'unica parte in tela di tutta la sneaker. Inoltre nella parte posteriore abbiamo questa zip che, aprendosi, può facilitare l'entrata del piede, perché è comunque una sneaker a taglio molto alto ed essendo un pezzo unico è comunque difficile mettere il piede dentro. E inoltre vi è questo inner booty però solamente nella parte posteriore per dare ancora più supporto, e in questa parte metallica inoltre ci sono altri dettagli come la scritta Fear of God e Nike. E questa sneaker è veramente piena di dettagli e da qui si capisce veramente la qualità e, scusatemi per la ripetizione, ma l'attenzione ai dettagli di questa collaborazione. Per quanto riguarda il branding di Nike, questa collaborazione è veramente minimalista, come un po' la visione streetwear di Fear of God. Infatti abbiamo nella parte esterna delle due sneaker questo piccolo swoosh nero, e sulla cage che è tutto intorno alla sneaker, nella parte posteriore abbiamo questo Nike comunque in lightbone su lightbone, quindi che si vede poco, e sulla suola abbiamo questo Fear of God. Il branding di Nike lo troviamo anche all'interno con la scritta Air Fear of God e anche la taglia sia maschile che femminile. E inoltre in tutta la parte interna della sneaker abbiamo suede traforate, questo per dare, diciamo, forse un po' più di traspirabilità questa sneaker che, essendo appunto una sneaker performance, ne ha bisogno. Passiamo al sistema di ammortizzamento, che rispetto alla tomaia è molto semplice. Infatti è costituito semplicemente da un'unità Air nel tallone, un'unità Air che si ispira all'Air Max 180. Infatti è visibile a 180 gradi da una parte all'altra della scarpa, mentre tutta la parte anteriore della midsole è composta in semplice Fyron. L'esterno della midsole è completamente rivestito con questo involucro di gomma che ha una forma, come dire, a onde, e dà un look molto aggressivo alla scarpa. Inoltre la midsole serve anche, soprattutto nella parte posteriore, nella parte anteriore, a contenere il piede nel caso le usaste a giocare, ma non lo farete. Anche il colore della midsole non è completamente bianco, ma un sail, un colore simil crema. Poi altri dettagli molto interessanti da notare sulla midsole sono questa scritta in cui c'è scritto Air Fear of God, seguito da due lettere e dei numeri che sinceramente ignoriamo cosa voglia dire, però sicuramente avrà un significato. Inoltre nella parte posteriore c'è scritto Fear of God. Lo sapete già, i dettagli fanno la differenza. Passiamo adesso alla trazione della suola, e volenti o nolenti questa è una delle parti più fondamentali di questa sneaker, poiché nasce come sneaker da basket e
tutti quelli che hanno giocato almeno una volta nella vita a basket sanno che una scarpa senza trazione è una scarpa inutilizzabile. E per questa Nike Air Fear of God abbiamo cerchi concentrici che partono nella parte anteriore della suola. La gomma utilizzata, come vedete, è monocolore, eccetto per l'airbag, che come potete vedere è in gomma trasparente, e Nike ha sempre utilizzato questi colori diversi nelle suole per far vedere la tecnologia utilizzata nella sneaker. Per i non vedenti, Malik mi ha detto di puntualizzare che c'è lo swoosh, quindi grandi non vedenti. Passiamo al sistema d'allacciamento, che è una delle parti più caratteristiche di questa sneaker. Infatti è composto semplicemente da quattro occhielli, di cui il primo è costituito da questa striscia in tela, e quindi il primo allacciamento è costituito tipo da una V, che non capita spesso in una scarpa. Il secondo occhiello è costituito da un foro nella sneaker attraverso cui passa un cavo di flywire, a cui appunto è agganciato il laccio. Invece per i due successivi occhielli è questa cage in TPU che sorregge i lacci e dà ancora più supporto alla sneaker. Quindi di questo sistema d'allacciamento possiamo dire proprio tutto, ma no, non è classico, anzi molto innovativo, secondo me molto interessante, e dà un look secondo me mai visto alla scarpa. Come state vedendo dalle immagini più ravvicinate, i dettagli speciali non mancano in questa sneaker. Infatti in questa busta di plastica simile all'alluminio sono presenti ben 3 set di lacci, di cui 2 bianchi e 1 grigio, da accostare a quello grigio che è già presente sulla sneaker. Inoltre sono presenti 6 lace lock, di cui 2 cream, 2 trasparenti e 2 light bone. Inoltre presente anche questa targhettina con scritto Air Fear of God da una parte e il simbolo dello swoosh dall'altro, che ok, magari non la userete mai nella vita, però dettagli. Anche questa volta purtroppo non siamo riusciti noi a prendere queste sneaker, ma ci siamo affidati come sempre ormai al nostro reseller di fiducia Zuppa Soup, quindi grazie ancora una volta per questo cop, e vi lasciamo in descrizione il suo profilo Instagram, perché lui è ancora un po' indeciso se tenerle o venderle, e comunque potete contattare lui nel caso decida di venderle. Diciamo che questa è una taglia 10 1,44, ed è pure la mia taglia, sì lo so, porca miseria. E anch'io ho partecipato alla raffle di Backdoor, ma niente, ha vinto lui, io continuo a non mi c'è niente, vabbè, ma questa è tutta un'altra storia, già vista e vista. E devo dire che avendole di persone e potendole tenere in mano, io veramente sarei indecisissimo se venderle o no, perché questa secondo me è una scarpa unica, una scarpa veramente bellissima, molto difficile da mettere, questo è sicuro, però nel senso te la metterai massimo, ma proprio massimo una volta all'anno, ma se proprio vuoi strafare, se vuoi essere quello che dice guarda quello lì, se ne stai Fear of God un anno, ma dai. E anche se all'inizio pensavo che il prezzo fosse veramente alto, e continuo a dirlo perché comunque 350 euro per una sneaker è veramente tanto, però non so, vedendola così, taglio alto, materiali comunque incredibili, packaging che avete visto che è incredibile, tutti i dettagli incredibili, io non lo so, per 350 euro quasi quasi ci farei veramente un pensierino, perché è probabilmente una delle sneaker più rivoluzionarie che io abbia mai tenuto in mano, e se dovessi fare la classifica delle migliori sneaker del 2018 adesso, dopo averle tenute in mano, queste scalerebbero qualche posizione. Io avevo messo questa particolare scarpa in questa particolare colorway come seconda della mia top delle scarpe del 2018, e riguardandole ne sono praticamente sicuro, quasi certo, forse anche il primo, perché avevo già detto che c'era bisogno di tempo perché mi crescesse veramente l'hype per questa scarpa, e adesso che la tengo in mano, veramente una scarpa che ti lascia a bocca aperta, e mi viene in mente solo appunto il paragone con le 750 come scarpa del genere, così rivoluzionaria, una scarpa che dovunque tu vada tutti la guardano perché è diversa, cattura l'attenzione, e sicuramente non piace a tutti perché è un taglio molto alto ed è un po' particolare, però non credo esistano mezze misure con questa scarpa, o l'ami alla follia oppure probabilmente non ti piace, e io l'amo. Appunto, l'unico peccato è per il prezzo, che è alto, però super giustificato secondo me dalla qualità dei materiali, che su una Nike si vedono raramente, e anche la colorazione è super bella, ma probabilmente si sporca molto facilmente, e questi materiali così pesanti possono solo essere indossati in inverno perché sono veramente pesantissimi, e in inverno è ancora più facile sporcarli, quindi è una sneaker che non vorrete quasi mai indossare secondo me, però se l'avete nella collezione sarete sicuramente felici. E ricoprirla di Crab Protect per piacere. Grazie per aver guardato questo nostro video, cerchiamo sempre di portarvi in meglio qui su NM Kicks. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questa Air Fear of God 1 e rimanete sintonizzati.
Sì, perché probabilmente il prossimo video non ne siamo proprio sicuri, ma potremmo aprire delle mystery box. Attenzione, ci mettiamo a fare le views su YouTube. Vi ricordo che in descrizione ci sono due link di Instagram oggi, record mondiale. Il primo è il nostro, seguiteci ASAP. Il secondo è di Zuppa Soup, il nostro reseller di fiducia. Quindi se siete interessati a queste sneaker, scrivetegli. Vi ricordo che questa è New Kicks. Ciao a tutti.